Carissimi amici e amiche, trentesima puntata del ciclo di catechesi dal non senso alla vita di cielo. Abbiamo iniziato l'ultima parte di questo nostro percorso, una parte che sarà entusiasmante, forse per qualcuno di coloro che mi segue niente di nuovo, sarà soltanto un ripasso. Per chi invece magari non conosce certi mondi, ecco, diciamo così, ha seguito questo ciclo di catechesi, sicuramente si aprirà un orizzonte nuovo. Siamo, vi ho detto la volta scorsa, adesso nell'ultimo step di questo ciclo, dove stiamo cercando di capire un pochino che cos'è questa vita di cielo. Abbiamo visto la volta scorsa, il punto di partenza per capire questa vita di cielo è quello che ci ha detto Gesù nel Padre nostro. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Cioè, è possibile vivere il cielo sulla terra, perché il greco, il latino, gli dà anche la traduzione italiana, molto molto fedele, questo dicono in questa petizione. E siccome Gesù non ci fa, non ci mette in bocca cose insensate o cose astruse, vivere in terra, così come si vive in cielo, deve essere in qualche modo possibile. Sono 2000 anni che ce lo sta facendo chiedere. Abbiamo la volta scorsa detto che la modalità, che cos'è questa cosa, e la modalità con cui ciò si realizza, il Signore lo ha rivelato 2000 anni dopo l'incarnazione, attraverso un'anima molto povera, molto semplice, molto piccola, che ha scelto, alfabeta, con la prima elementare, per semplicemente dire com'era la vita dell'uomo prima del peccato originale e come quindi il Signore vuole farla ritornare, passando evidentemente per mezzo della indispensabile opera della redenzione. Perché se uno si rompe le ossa e prima non se le rimette a posto, certamente non potrà ricominciare, come facevo prima di rompersi le ossa, a fare l'atleta, a fare lo sportivo. Se c'hai le ossa rotte, non sei in grado di poter fare sport. Questo in due parole è proprio quello che è successo. Oggi entriamo un pochino più addentro. Bene, concretamente, ora in due, tre puntate, in 2 o 3 ore, capite che è quasi impossibile sintetizzare, abbiamo visto la volta scorsa, l'opera di questa donna si è composta nell'arco di 40 anni ed è composta di 36 volumi, di circa, a seconda insomma poi delle dimensioni, tra le 150, 200, anche le 300 pagine l'uno, quindi è una mole immensa. Solo che Gesù, come ogni buon maestro, molte volte torna sul tema con qualche piccola sfumatura, con qualche piccola variazione, come dire, come quando uno fa una melodia. Una volta suonavo la chitarra elettrica, quando, e anche acustica, anche classica. Quando si suona la chitarra elettrica, si impara a fare le improvvisazioni, cioè le variazioni, cioè c'è una scala, quindi una sequenza, e su quella scala, su quella tonalità, puoi farci una montagna di cose, quindi puoi farci 30.000 tipi possibili di assoli, se sei bravo, d'accordo? Perché insomma poi ci vogliono i fenomeni, no? Quindi molte volte Dio e Gesù nel libro di cielo fanno cosa del genere, cioè c'è una melodia, quindi c'è un tema, e lui lo riprende, lo riapprofondisce, lo rielabora, fa un altro esempio, fa un'altra. Quindi bisogna familiarizzarsi evidentemente con questi scritti per capire queste cose. Però una sintesi ci dobbiamo provare. Facciamo così, ecco, io cercherò di fare una sintesi in una o due puntate, adesso non lo so quanto ci metterò di questa cosa. Dopodiché, al termine darò dei riferimenti per approfondire, cioè oltre ai testi, darò anche l'editore, insomma, per chi vuole la versione cartacea, i testi si trovano online, si trovano anche sul mio sito web,
scaricabili in versione digitale gratuitamente, come tutte le cose che mi riguardano. Doveroso dire che la traduzione di questi testi scaricabili deriva dall'opera infaticabile, ecco, di un grande sacerdote che ha tutta quanta la mia profondissima stima, venerazione e rispetto, che per chi non lo conosce si chiama Don Pablo Martín, che è rimasto, non soltanto è stato affascinato da questo mondo, ma non lo so, insomma, non vorrei azzardare giudizi, però è certamente uno che la Divina Volontà la conosce molto molto bene, ne parla molto molto bene, l'ha compresa molto molto bene, ha fornito anche innumerevoli strumenti, cartacei, scritti, preghiere, approfondimenti, percorsi catechetici con cui riprendere e approfondire. Quindi la traduzione che si trova nei libri digitali, almeno quelli che ho caricato sul mio sito web, che sono, di cui sono in possesso anch'io e che circolano, che non mi ricordo manco come sono arrivati, insomma, è stata curata da lui, insomma, quindi è un tributo doveroso, insomma, da rendere. Cioè, io sono, in confronto alla sua esperienza, in confronto alla sua, sono anni che conosce questa cosa, diciamo, un neonato. Un neonato che però è rimasto affascinato, quindi per questo, quindi poi dirò anche i piccoli contributi che, non certamente all'altezza, però ho cercato di fornire, soprattutto per poter avere una visione globale e sintetica, cioè soprattutto un ciclo di catechesi simile a questo, dove però 58 catechesi, se non ricordo male, insomma, sono però ho cercato di comunque presentare una presentazione sistematica, ampia, però approfondita, non come quella che faremo, di tutto quanto questo ambito. Allora, abbiamo visto la volta scorsa, riprendiamo il discorso. La Divina Volontà era quella dotazione di base immensa, perché è una partecipazione profondissima al massimo che si possa dare a una creatura della vita stessa di Dio. La Divina Volontà è vita dentro l'anima. È vita del sorgente inesauribile di vita, perché la Divina Volontà stessa, all'interno della stessa Santissima Trinità, è la sorgente di tutto quanto l'amore, la pienezza di vita, tutto ciò che di meraviglioso e bellissimo c'è di immaginabile, reale, possibile in Dio. Ecco, quindi partecipare a una cosa di questo genere, a un ente creato, per quanto evidentemente lo possa ricevere, è qualcosa di. Quindi abbiamo visto la volta scorsa anche, spero di ricordare bene, che tutte quante le dotazioni che la Chiesa ha individuato in Adamo ed Eva prima del peccato originale dipendevano dalla Divina Volontà come fonte e sorgente. Quindi quelle cose sono andate perdute perché la prima cosa che è andata perduta col peccato originale è stata appunto la Divina Volontà. Ora, che cosa è successo? Questo l'abbiamo già visto. Gesù viene a compiere l'opera della redenzione e comincia a parlare, evidentemente, della prima e più importante cosa che rappresenta la piattaforma di base, abbiamo già visto, la santità comune, che consiste nel fare la volontà di Dio. Cosa significa questo qui? Significa prendere progressivamente consapevolezza e conoscenza di una realtà molto semplice. L'opera principale della volontà umana è il peccato, da cui derivano tutti i mali. Questo l'abbiamo visto nella prima parte di questa catechesi. Se voglio stare lontano dal male e cominciare a rimettermi in contatto con il bene, devo cominciare a conoscere e a fare la volontà di Dio. Gesù nel Vangelo dice: non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, quindi comincerà ad affacciarsi, regno dei cieli, come in cielo, così in terra, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Quindi questa è la prima base. Per la verità, il Signore nei primi 10 volumi del libro di cielo fa una lezione, una lectio magistralis, che è un concentrato, diciamo così, un approfondimento di tutta l'ascetica classica. Non si parla ancora, come dire, nello specifico
di come far tornare a vivere la divina volontà in noi come vita. Ci sono larghissimi spazi dedicati all'esercizio delle virtù, vorrei rappresentare adesso qui, di alcune virtù fondamentali e soprattutto di alcune dinamiche fondamentalissime che poi costituiscono la piattaforma e la base, tenendo presente che il compito di fare comunque la divina volontà rimane in perpetuo. Perché tutti i santi giorni, nelle piccole o nelle grandi cose, noi stiamo continuamente di fronte a bivi, faccio così o faccio colà. Cosa vuole Dio in questa cosa? Cosa è a Lui gradito? E tutti quanti sappiamo quanto sia non semplice, sovente, capire dove si trova la volontà di Dio. C'è un passo bellissimo. Un libro sapienziale, se non ricordo male, è il libro della sapienza, e controllo adesso, dice, chi può conoscere il volere dell'Altissimo? Ecco, adesso mi dovrei ricordare una citazione testuale, dice, chi può immaginare cosa vuole il Signore? Sapienza 9.13, quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? Libro della Sapienza, versetto 9-13. Proseguo perché è bellissimo. I ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni. Bellissimo, no? Perché un corpo corruttibile appesantisce l'anima. La corruzione del corpo che abbiamo ereditato dal peccato originale. E la tenda d'argilla, ma questa immagine mi fa veramente tanta devozione, grava la mente dai molti pensieri. La tenda d'argilla. Quanti pensieri ci frullano in continuazione dentro la testa? Frullano. Ancora, testo bellissimo. A stento ci raffiguriamo le cose della terra, le cose terrestri. Scopriamo con fatica quelle a portata di mano, ma chi può rintracciare le cose del cielo? Chi ha conosciuto il tuo pensiero se tu non gli hai concesso la sapienza e non gli hai inviato il tuo Santo Spirito dall'alto? Conoscere quello che Dio vuole da noi è e deve essere anzitutto oggetto della nostra preghiera, del nostro desiderio profondo. Allora, il Signore proprio in questi primi volumi istruisce, ammaestra, no? E pone dei capisaldi fondamentali. Allora, oltre che tutto quanto il discorso sulle virtù, in moltissime parole si parla molto dell'umiltà, moltissimo dell'umiltà, moltissimo dell'ubbidienza, moltissimo della carità. Ma ci sono alcuni passaggi, moltissimo della preghiera, moltissimo del sacrificio, dello spirito di immolazione. Erano i tempi in cui Luisa, ecco, veniva crocifissa, aveva un sacco di esperienze mistiche, Gesù la portava a consumazione nella sua offerta come vittima, no? Ma alcuni punti che devono essere approfonditi anche per noi sono molto importanti. È la dimensione interiore del fare la volontà di Dio, cioè per fare la volontà di Dio non basta, come dire, centrare da un punto di vista oggettivo quello che vuole il Signore, ma bisogna fare una cosa e qualunque cosa sotto i suoi occhi, cioè nella consapevolezza di essere osservati e visti da lui allo scopo di piacere a lui solo, per la sua massima gloria e per la salvezza delle anime.
Questo è un punto fondamentalissimo, figlioli miei cari. Ricordatelo adesso, lasciate perdere, dice, non mi interessa la divina volontà di Luisa Piccarreta. Vabbè, non ti interessa. Però questo te lo devi ricordare, questo non c'entra niente là. Cioè, se solo lo approfondisci, ma questo è un punto che, dal punto di vista della propria santificazione, dal punto di vista ascetico, è di importanza capitale. Noi dobbiamo imparare a prendere le nostre decisioni, piccole e grandi, davanti a Dio. Dobbiamo imparare ad ascoltare la voce della nostra coscienza, dove Dio ci parla. Gli uomini questo non lo fanno quasi mai. Datevi un'occhiata in giro. C'è un fenomeno molto diffuso, comprensibile ma molto più grave di quanto si pensi. L'uomo cerca dei punti di riferimento, delle figure significative, delle persone che pensino per lui, decidano per lui. Vogliamo fare un pochino di esempi? Numero 1. Vogliamo guardarci un pochino intorno? Vogliamo tornare a studiare un pochino di storia? Vogliamo Com'è possibile, per esempio, tutti lo sanno, che nella Germania, negli anni 30, Adolf Hitler vinse le elezioni democratiche, ce lo hanno mandato al governo? Non se l'è preso come successe in Italia con la marcia su Roma. Ci è andato. Noi che siamo persone un attimo, insomma, non voglio dire intelligenti, ma pensanti. Ma ce la facciamo qualche domanda? Ma com'è possibile, ascoltando, vedendo, no? Se uno vede qualche filmato d'epoca, anche prima, cioè i comizi che faceva quest'uomo, no? Ma come si fa a dare fiducia a una persona che dice quelle cose? Come si fa? Grosso leader carismatico, persona con grande ascendenza, personalità molto molto forte, che propone grandi proclami. Una personalità di questo genere, a prescindere dalla qualificazione che abbia, estrema destra, estrema sinistra, leader religioso, santone, tutti quelli che volete, perché attrae? Perché soddisfa a quella profonda esigenza che tutti noi abbiamo e che abbiamo appena letta. Cioè, io non so che caspita fare, non so come orizzontarmi, non so in che direzione andare, non lo so. Ci deve essere qualcuno che mi prende per mano e mi guida. Quello che si deve fare, ecco cosa sto dicendo, è fare esattamente questo, perché noi abbiamo bisogno di essere guidati. L'uomo non è Dio, non può fare da solo, anche se campa sotto l'illusione di esserlo. Non lo può fare, lo sente dal profondo di sé. Ci sentiamo tante volte non all'altezza, non adeguati. Allora cosa fa? Cerca un altro suo simile, che è come te, che gli risolve tutti quanti i problemi della vita. Cioè, chi cerca in due parole? Il Messia cerca. Il Messia, chi è il Messia? Il Messia è quello che mi risolve i problemi. Il Messia è quello che mi dice quello che devo fare. È quello che mi indica la via. E io lo seguo. Cioè, Gesù si è proposto come il Messia. Come ha definito i suoi discepoli? Le mie pecore. Di chi vogliamo essere pecore noi? Di Gesù o di qualche altro essere umano? Chi vogliamo considerare il Messia? Gesù o qualche altro essere umano? Guardate che
le cose di cui sto parlando, anche se non ci pensa quasi nessuno, dal punto di vista dei comandamenti, rientrano sotto la categoria del primo. Non avrai altro Dio all'infuori di me. Questo transfert, quindi bisogno di uno che pensi per te, decida per te, c'ha l'equivalente nelle persone buone anche nelle figure di riferimento spirituali. Guardate alcuni movimenti ecclesiali. Io so di cosa parlo, perché molti anni fa, nella mia giovinezza, ho fatto parte di qualche movimento ecclesiale. E questa caratteristica l'ho vista diffusa in più di qualche movimento ecclesiale. Il leader di un movimento ecclesiale, o la leader, a volte anche la leader, spesso e volentieri viene posto su un piedistallo che non è il suo. Cioè, è certo che il nostro Signore, per carità, se una persona deve fare, ha un carisma di fondazione, cioè, gli avrà dato certamente dei doni, tante cose, no? Ma il sottile confine, cioè, dove finisce il fatto che io mi sono fatto un mito di una persona anziché ricevere da quella persona i doni che Dio fa passare attraverso quella persona? Io ho conosciuto persone che hanno frequentato per un certo periodo di tempo, per esempio, un movimento ecclesiale. Escono dal movimento ecclesiale, ecco le spie, no? E che cosa fanno? Lasciano la Chiesa. Cosa fa capire questa cosa? Che sono state dentro il movimento ecclesiale fino a quando questo ha rappresentato una sorta appunto di idolo, ma non hanno recepito dal movimento ecclesiale, che è una parte della Chiesa e è a servizio di Gesù, del regno e della sua parola, l'essenza. Quindi, tolto quello, si toglie tutto. Ho visto, mi si perdoni se racconto esperienze che ho maturato nel mio ministero sacerdotale, ma le metto a disposizione non con l'intenzione di parlare di me, ma per aiutare chi sta ascoltando a capire queste dinamiche, perché sono sottili, possiamo caderci tutti. Io ho visto persone che, anche nei miei confronti, vi prego, nessuno di quelli che mi ascoltano, mi metto in ginocchio, per favore, non fatelo. Vi supplico, io sono un povero uomo, poverissimo, pieno di miserie, di imperfezioni e di peccati. Spero di averci almeno un pochino, vorrei che fosse grosso quanto l'universo intero, ma almeno un pochino di amore a Gesù e Maria, e per questo mette a disposizione quel poco che mi sembra di raccapezzarci un po', e non so neanche se ci raccapezzo bene. Ok? Però se la mia persona, il mio essere sacerdote, io sono sempre per questo, non ti fa, non ti porta a Gesù e alla Chiesa, io non servo, anzi, sto facendo danni, sto facendo. Io non vorrei farli. Allora, vi dico che cosa mi è successo, no? Chi mi conosce sa bene, d'accordo? Lo sa che alcuni temi mi sono sempre stati particolarmente cari. Ne ho parlato in maniera anche abbastanza disinvolta, a volte anche abbastanza dura, specialmente in passato, decisa, dirompente. Quando si trattava di cose, come dire, esterne, erano constatabili, no? Se io scrivo un articolo o faccio una catechesi sulla modestia femminile,
Io vi posso testimoniare che tante persone che le hanno sentite hanno cambiato modo di vestire. È la verità, cioè, alcune persone lo sono proprio venute a dire, d'accordo? Guarda, Don Leonardo, alcune cose le ho capite sentendoti, per questo mi vedi vestita così. Lo sono venuto a dire. Allora, io di questo mi rallegro, ma non perché. Oh, che bello, ha fatto quello che gli dico io, perché questo discorso, il discorso della modestia, non è un discorso di Don Leonardo. Questo sia ben chiaro, non è un discorso di Don Leonardo. Perché se è un discorso di Don Leonardo, per favore, non seguitelo. Il discorso della modestia è un discorso di Dio, è un discorso di santità, è inerente al sesto e al nono comandamento. Allora, perché dico queste cose? Se un giorno, d'accordo, tu dovessi perdere di vista Don Leonardo, oppure potrebbe anche succedere, perché le nostre dinamiche umane sono particolari. Un giorno vedi che Don Leonardo prende una posizione che tu non condividi, prende una via che non c'è, cioè, io, vabbè. Sapete come disse Aristotele, no? Nei confronti, dice, amico, amicus Plato, sed magis amica veritas. Aristotele era un grande amico di Platone. Ma poi a un certo punto ha cominciato a percepire che su alcune cose Platone non ci aveva visto bene e si è distaccato, ha fatto bene. D'accordo? Perché noi non dobbiamo attaccarci alle persone, dobbiamo attaccarci alla verità. Attenzione. Se però ti distacchi, come hai tutto quanto il diritto di farlo, da una persona. Se quella persona ti ha insegnato un valore oggettivo, tu ti distacchi dalla persona, ma il valore oggettivo lo continui a vivere. Se lasci anche il valore oggettivo, tu stavi idolatrando la persona, non lo stavi vivendo. Allora, per farvi l'esempio della modestia, io ho potuto constatare nel corso della mia attività sacerdotale, che persone che sentendomi avevano cambiato modo di vestire, poi allontanandosi da me per tante situazioni, cosa che hanno tutto il diritto di fare, che Dio le benedica, le ho riviste vestite, come diceva mio amico prete, non dico come le spogliarelliste di Las Vegas, ma insomma, non molto distanti. Io mi sono addolorato vedendo quella cosa. Mi sono addolorato immensamente, sia per quelle povere anime, e poi però mi sono detto, cioè, dico, Signore mio, cioè, io non voglio fare questi danni. Non è, cioè, allora, attenzione, vi dico anche un'altra cosa. Davanti a Dio, attenti a questa cosa qui, ecco perché dice, Gesù su queste cose ci perde 10 volumi e ci torna in 100.000 sfaccettature differenti. Per questo che mi sto dilungando un po'. Faccio una domanda a chi sta seguendo la catechesi. Queste pie donne che, avendo sentito quello che dicevano, hanno cambiato look e poi però, quando hanno preso le distanze da me, sono tornate al look di prima. Domanda. L'aver cambiato look, quindi nel tempo in cui andavano vestite oggettivamente come una cristiana e una figlia di Dio, è raccomandabile che vada vestito. Hanno meritato dinanzi a Dio? Faccio un po' di pausa. Prima ci pensi chi sta ascoltando. Poi rispondo, perché la risposta non è bella. È no. Perché a Dio non basta che tu fai una cosa oggettivamente giusta, tu devi farla per amore suo. Signore, ti ringrazio che attraverso quel ministro che si chiami Don Leonardo, che si chiami Don Nicola, che si chiami Don Filiberto, che si chiami Don Pierpaolo, non fa niente. Ok? Non fa niente. Ma io questa cosa la faccio per te. E se questo ministro un giorno si impazzisce e dice: no, 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 questa cosa non la devi fare più, ma io non me te filo proprio. Io dico sempre alle persone, non sapete quando un parroco capisce cosa ha fatto in una comunità? Quando se ne va. Quando se ne va. Perché
Perché quando se ne va, un parroco si è cercato di spendere, si è cercato di insegnare qualcosa. Ok? Oggi con il pluralismo che c'è anche dentro la Chiesa, quindi con le posizioni veramente a volte, ricordate, no? Quando i tempi in cui povero Benedetto XVI con le mani nei capelli, lui ce l'aveva i capelli, beato a lui, e diceva, cioè, ma è possibile che si va in una parrocchia e si trova una realtà e si va 4 chilometri nella parrocchia limitrofa e si trova completamente un'altra realtà? Cioè, dico, qualche piccola sfumatura, ma proprio due mondi diversi. Può succedere questo qui, ahimè, non sono cose belle, d'accordo, però credo di star parlando a persone che conoscono le situazioni di dolore, di infermità e di sofferenza che viviamo in questo tempo particolare anche nella Chiesa, no? Allora, se viene un nuovo parroco che magari su alcune cose svalvolicchia un po', tu al nuovo parroco lo devi sempre comunque rispettare e considerare come titolare dell'autorità, cooperare con lui, per carità, e stargli nella canonica, come dire, nella canonica obbedienza in quanto autorità. Ma se tu sei convinto di alcune cose che hai imparato, non le cambierai per compiacere i gusti diversi del nuovo parroco, se sono diventati importanti per te. E il nuovo parroco non si deve offendere per questo. D'accordo? Non so se mi sono spiegato. Allora, di queste cose Gesù, peraltro, ne parla anche nel Vangelo. Il digiuno è una cosa buona oppure no? Di per sé è una cosa buona. Ma se io faccio il digiuno con l'intenzione segreta di essere visto dagli uomini, di essere, dico, mo adesso lo faccio notare, non dico che lo dico, però lo faccio notare, tutti quanti tanti persone, mamma, questo canto è santo, ho fatto il digiuno. Cosa dice Gesù? Hanno già ricevuto la loro ricompensa. Cioè, quel digiuno davanti ai miei occhi non conta niente. Hai sofferto, perché hai sofferto a fare un digiuno. Qual è la tua ricompensa? Che un povero nulla come te, polvere come te, miserabile come te, né più né meno, ti dice, ammazza quanto sei pesante. Che non è vero per niente, d'accordo? Perché se tu fai notare digiuno, santo non ci sei. Quello che pensano gli uomini, non c'è niente di più sbagliato. Allora, cosa aggiunge la divina volontà al cammino della santità ordinaria? Che questa cosa la rafforza, come dire, la fa penetrare, ti ci porta a pensare, okay, profondamente, e piano piano si comincia a ingenerare in te un'attitudine, cioè che tu te ne accorgi, cioè tu non vivi più per compiacere le persone, cioè tutto quello che fai, perché a questo dobbiamo arrivare, tutto quello che fate, questo sta scritto anche nella Bibbia, cioè nel libro di Cielo. Questa è una mia fermissima convinzione condivisa anche da qualcun altro. Non c'è scritto niente di assolutamente nuovo. Qualcosa sì in ordine agli atti particolari con cui far vivere la divina volontà in noi. Quindi qualcosa sì, ma da un punto di vista generale e sostanziale. San Paolo scrive, tutto quello che fate in parole ed opere, tutto si compia nel nome per amore del Signore. Tutto. Piccolissime cose. Una moglie che serve il marito lo fa anzitutto per amore del Signore. Non perché si aspetta la gratificazione. Cioè, è chiaro che fino a quando siamo in questo corpo mortale, una parte, prima che muore del tutto, ce ne vuole, ecco. Però è diverso.
Voi sapete quante mail sto ricevendo io in questo periodo di persone che cominciano a chiedere che faccio, che non faccio con questo problema, capite? Con quest'altro problema, cioè, allora, che cosa vorrebbero conoscere? Vorrebbero conoscere il mio personale pensiero su alcune realtà, cosa che io non dico mai, evito di dire. Perché? Perché? Se io conosco il pensiero di una persona a cui io accredito un certo, come dire, una certa autorità morale, mi appiattisco, quindi mi dico, vabbè, lo ha detto lui, lo faccio pure io. Io ho imparato, proprio per queste esperienze che ho vissuto, a guardarmi da questo. Perché se, allora, che cosa succede? Se perché poi in alcune scelte impegnative, facciamo un esempio adesso, per esempio, da un punto di vista morale, no? L'apertura alla vita, non abbiamo parlato di questo ciclo di catechesi, facciamo plin plon consigli per gli acquisti, ciclo di catechesi, la sana dottrina cattolica. L'apertura alla vita, ciao Leonardo, che facciamo? Padre Pio diceva, apertura illimitata alla vita, vai! È vero che Padre Pio diceva questo, ed è vero che io ritengo, insomma, che se una coppia ha l'eroismo di consegnarsi nelle mani di Dio, questa sia la cosa migliore. Ma è la coppia che ci deve arrivare. Perché se quella coppia fa qua, Leonardo ha detto tutti i figli che Dio vuole, l'ha detto l'oracolo, facciamo così. Dopo gli viene il terzo, il quarto, il quinto figlio e cominciano ad avere qualche piccola difficoltà, perché potrebbero succedere, che succede? Mandano gli accidenti a Don Leonardo. Tra l'altro. Ma che mandano gli accidenti a Don Leonardo non è una cosa tanto grave, d'accordo? Il problema è che anche quella cosa così grande e così oggettivamente eroica, specie di questi tempi, come l'apertura alla vita, fatta con questa motivazione, perde molto del suo valore davanti a Dio. Allora, compito, questo l'ho imparato dall'esperienza, di un sacerdote che voglia aiutare una persona, non è pensare per lui o per lei o decidere per lui o per lei, ma aiutarla a pensare e darle criteri di discernimento su cui mettersi poi in ascolto in preghiera e cercare di individuare facendo la fatica quello che Dio vuole e poi prendendosene le conseguenze, le responsabilità, te le prendi tu le responsabilità. Non è che fai 50 figli e poi te la prendi col prete che a tuo dire ti avrebbe fatto il lavaggio del cervello per farti fare 50 figli. No, l'hai scelto tu e te ne prendi la responsabilità. Quanta gente adesso, questo è un fatto di attualità, cioè non è che voglio, cioè si trova dinanzi a situazioni drammatiche, no? Capiamo di cosa stiamo parlando in questi periodi. E quelle sono scelte gravi, d'accordo? In quelle scelte, come dire, influiscono una montagna di fattori, sono tanti, fattori personali, fattori di coscienza, fattori morali, visioni del mondo, d'accordo? E andare in certe direzioni può portare delle conseguenze, può portare delle conseguenze serie, delle conseguenze gravi. Chi se la prende questa responsabilità? Te la devi prendere tu. Perché siamo noi responsabili delle nostre azioni e delle nostre reazioni. Capite quanto è importante? E anche sulle questioni attuali, di stretta attualità, a chi si risponde? Cioè, qual è la cosa giusta che devo fare? Quella che mi dicono
i colleghi, quella che mi dicono gli amici, quella che mi dice l'opinione dominante, chiunque essa sia, o entro nella mia coscienza, faccio discernimento, focalizzo i problemi, mi informo e dopodiché dico: bene, le cose stanno così. Questa mi sembra la volontà di Dio e questo si fa. Ci sarà da pagare? Pago. È una via, invece, ho capito che la cosa giusta da fare davanti a Dio è un'altra che costa meno? Benissimo, falla. Io vorrei tanto essere una mosca, d'accordo, come, e vedere quanti fanno questo percorso fondamentalissimo. Questo poi è una cosa continua, questa qua. Continua. Quindi imparare. Fare discernimento, imparare i criteri di discernimento, e capire per esempio, come faccio per esempio a capire a volte la volontà di Dio, a volte, molto spesso, cioè quando mi oriento verso una certa scelta e sento una pace profonda scendere nel cuore, c'ho tutto il mondo contro, ma il cuore è in pace. E come faccio a capire che non sto facendo la volontà di Dio? C'ho tutto il mondo a favore e non mi sento tranquillo e non mi sento di aver fatto la cosa giusta. Non mi Perché? Non lo so, ma mi sento di non averla fatta. Allora, i primi passi, i primi volumi, quindi per cominciare a entrare in questo mondo, si ha questa, come dire, e per fare questo bisogna mettersi in ascolto, bisogna imparare e bisogna anche essere coraggiosi. Torniamo alla prima parte del nostro percorso, di andare a vedere cosa c'è nel nostro cuore. E una volta che abbiamo visto quello che c'è, bene, fino ad oggi c'è stato questo. Abbiamo visto questo, possiamo farlo. Da oggi in poi c'è quest'altro. Perché noi non siamo burattini, non siamo macchine, non siamo robot, non siamo autonomi, non siamo condannati a dover sempre continuare su certi registri. Fino ad oggi ho fatto così, però ho sbagliato. E da oggi poi facciamo colà. Questo noi possiamo farlo. La libertà non te la tocca mai nessuno, almeno quella interiore. Ricordate che la libertà interiore non ce la toglie mai nessuno, almeno quella interiore. Quella esteriore te la possono limitare. E lo sappiamo bene da un po' di tempo a questa parte, ma quella interiore no, non te la può togliere nessuno. Allora, questo è il primo punto assolutamente fondamentale. Secondo punto, che in parte è conseguenza del primo. Se io comincio a polarizzare la mia vita su Dio, ci sarà un mutamento inevitabile nella vita di preghiera. E qui, anche qui, chi ascolta si faccia qualche domanda. Allora, hai pregato mai? Dice, ho pregato mai, a messa tutte le domeniche, faccio tutti i giorni le preghiere, la mattina e la sera, faccio pure il rosario. Faccio pure la liturgia delle ore, prego coi salmi, ecco, non ho pregato mai. Vado pure a fare l'adorazione in parrocchia, l'animiamo con il gruppo dei giovani, che ne so, no? Allora, la preghiera, diceva Santa Teresa, è un intimo e profondo, personale dialogo con colui dal quale sappiamo essere infinitamente amati. È uno sconosciuto, fondamentalmente, diceva San Giovanni della Croce. Chi si unisce a Dio in questa terra si unisce a Lui come uno sconosciuto, perché chi può immaginare quello che vuole, chi può capire cosa gli passa per la testa, nostro Signore, no? Però si comincia ad entrare in rapporto.
avere dei tempi personali, di quella che io la chiamo così, è un modo, diciamo, comune per farsi capire, la preghiera profonda. Quei momenti in cui, con tutto il rispetto, evidentemente capitemi bene quello che sto dicendo, no? Cioè, io Rosario, insomma, ci ho fatto miliardi di miliardi, no? Miliardi, ho fatto diverse catechesi, per raccomandarne l'importanza, bisogna recitarlo, io lo recito, non ho paura, insomma, e cerco di farlo il più possibile, insomma, no? Ecco, per carità, la messa non si discute, insomma, cioè, capiamoci quello che sto dicendo. Però ci deve essere necessariamente, se si comincia ad entrare in questa relazione profonda con Dio, un mutamento nella nostra preghiera. Si comincia a vivere la preghiera come incontro, come momento. Si aprono degli orizzonti, anche qui bisogna che metterci sì. Si parla cuore a cuore, si apre il cuore, si parla a Dio delle nostre cose, di noi stessi, gli si esprimono gli affetti, gli si esprimono le nostre preoccupazioni, i nostri desideri, cioè quello che noi generalmente facciamo con le creature. Che cosa facciamo noi quando stiamo? Abbiamo un pensiero, cerchiamo qualcuno con cui parlarne, marito, la moglie, l'amico, il collega. C'è qualcosa che ci angoscia, cerchiamo qualcuno con cui andare a condividere la nostra angoscia, no? Ma cosa dicono i salmi? Cosa diceva sempre il grande re Davide? Come lo chiamava il Signore? Colui che mi ha liberato da ogni angoscia. Ma il Signore ti libera dall'angoscia se tu, Salmo 141-42, con la mia voce al Signore grido aiuto. Davanti a lui affondo il mio lamento, al suo cospetto sfogo la mia angoscia. Al suo cospetto, non davanti a un altro essere umano. Vedete che ancora ritorna questa cosa, no? Anche qua capiamoci, non è che se uno, cioè un giorno si trova a parlare con un amico e c'è una cosa che l'angoscia non ne può parlare. Capiamo il senso di quello che sto dicendo. Se può fare, non è questo il problema. Ma il punto è che io prima, anzitutto e soprattutto di questo, imparo a parlarne con il Signore. Racconto un aneddoto a questo proposito per far capire come anche i grandi santi, a quello insomma che ci è dato di comprendere, forse su questo ci hanno avuto qualche piccola difficoltà. Se si comincia a vivere nella divina volontà, questa è una delle prime cose che parte. Perché la divina volontà richiede necessariamente un rapporto di amore, cioè la divina volontà ti ha creato come un unicum, cioè con te ha un rapporto e vuole avere un rapporto e così sarà in paradiso, unico. Come noi siamo nella preghiera, noi non dobbiamo imitare nessuno quando andiamo a pregare. Tu preghi come sei fatto tu. Io prego come sono fatto io. E il nostro Signore vuole che io davanti a Lui sia me stesso. Gli parli con la mia personalità, lo ami con la mia affettività, lo lodi con la mia, col mio entusiasmo. D'accordo? Lo supplichi con il mio cuore, d'accordo? Così come è fatto. Mi sfoghi così come sono capace di farlo. In un ambiente in cui ci si sente a proprio agio. È chiaro che la, tra virgolette, la reazione di Dio, molte altre volte l'azione prima che che la reazione, noi non la percepiamo allo stesso livello, alla stessa frequenza.
ma ci sono altre frequenze che si cominciano ad attivare e che accadono nella preghiera. Chi comincia a pregare queste cose le sa. Quindi questo è un punto di importanza capitale. Se io ho deciso di avere Dio come referente, cerco la sua volontà profondamente, voglio piacere anzitutto a lui, è chiaro che tutto questo poi diventa il contenuto, il background, ciò che mi porto dietro nel mio dialogo con lui. Vedremo che nella divina volontà il fine è instaurare un legame, un ponte, una connessione, oggi che abbiamo di moda è meglio, con l'Altissimo H24 che non si interrompe neppure nella notte. E anche questo si trova letto dei, si trova scritto nei Salmi. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Anche di notte. E non solo con i sogni. Cioè, lo stadio maturo della vita nella divina volontà è che si è proprio immersi dentro un mondo. L'immagine è come un pesce che si trova dentro l'acqua. Immerso. Non ne esce più. Ecco. I primi passi sono questi, capite? Cioè, generalmente le persone stanno completamente fuori di questo mondo. Anche se sotto certi aspetti sono dentro perché nulla sfugge alla volontà di Dio. Ma c'è questo secondo punto. Una profonda, inizia a strutturarsi una profonda vita interiore. Anche se delle volte la preghiera può diventare impegnativa, ecco, personalmente, basandomi anche su alcune esperienze che conosco, che ho conosciuto, insomma, di persone che vivono in questa dinamica, posso sbagliarmi, ma l'idea che mi sono fatto è che se si comincia a stare in contatto con la divina volontà, fermo restando che non ci sia una particolare permissione divina, che insomma, il nostro Signore da un certo punto decide che ti vuole tenere 5 anni in stato di eredità assoluta e lui lo decide, è libero di farlo come, dove e quando vuole. Quindi parliamo sempre, i romani dicevano dell'id quod plerunque accidit, cioè ciò che accade per la maggioranza delle volte, ordinariamente, molestando che Dio può fare quello che vuole. Okay? Quindi non ci sono leggi incontrovertibili, nessuna delle scienze cosiddette umane, meno che mai nelle cose di fede, no? Ci sono però delle modalità ordinarie. Se una persona che comincia a vivere e a entrare e a voler entrare nella divina volontà non riesce proprio a pregare, quindi continua ad avvertire ciò che si avverte comunemente, perché le persone non pregano? Ci sarà un motivo, no? O al massimo, ma al massimo della preghiera, 1 minuto so pochi e 2 so troppi. Perché non ci provano gusto. Ora, noi non dobbiamo pregare perché ci proviamo gusto, perché la preghiera è cosa che si deve fare perché si deve fare, ma stare con Gesù, stare con Lui, che cos'è il paradiso? È stare con Gesù, stare con la Santissima Trinità, stare con la Madonna, stare con tutti i santi. Qui noi non ne abbiamo la percezione sensibile. Quando stiamo davanti all'adorazione vediamo l'ostia. Però, diciamo però, non è come il paradiso, ma se è come in cielo così in terra, qualche cosa di bello ci deve per forza stare. Non può essere semplicemente, come dire, un pensum. Dico, devo, cioè, c'è l'esposizione del Santissimo Sacramento in parrocchia dalla mattina alla sera. Parroco mi ha chiesto di fare un'ora d'adorazione. Mamma mia, speriamo che passa presto. Mo che mi porto?
che mi porto qualcosa da leggere, mi porto questo, sennò che faccio per un'ora lì davanti? Ecco, questo è, come dire, accettabile nei primi passi della vita interiore. Poi, insomma, uno che può stare un'ora davanti al Santissimo Sacramento è contento, non è detto, perché quando entriamo in preghiera profonda, lì non è che abbiamo molto il controllo della situazione. Perché bisogna vedere se il nostro Signore ci fa entrare e poi ci rimani fino a quando decide Lui, non è che decidi tu. Te ne accorgi quando cessa questo stato di... e non lo puoi protrarre. Può durare 5 minuti, può durare 10, può durare 15, 20, mezz'ora, un'ora, i grandi mistici anche 2, insomma anche 3, dipende. Ecco, però, cosa vuol dire? Che non ci sia mai una cosa di questo genere, che sia soltanto un pensum, solo una penitenza, insomma, mettersi a pregare. Solo questo mi sembra un po' troppo, fermo restando che il nostro Signore è libero di agire come meglio crede. La terza cosa introduco perché abbiamo finito un'ora. La vita di santità ordinaria passa attraverso i sacramenti. La vita nella divina volontà non solo che passa attraverso i sacramenti, ma è il modo per trarre dai sacramenti la stragrande maggioranza di cristiani o non usa o usa male, il massimo possibile. Perché la base della nostra santificazione, non dimentichiamolo mai, e questo vale anche ordinariamente per la vita nella divina volontà, ordinariamente perché Dio ne può prescindere da questo qui, ok? Se vuole, anche da questo, perché la grazia di Dio insegna la Chiesa passa ordinariamente attraverso i sacramenti, ma quando ci sono degli impedimenti soggettivi o oggettivi alla ricezione di essi, Dio non si lascia legare da essi e supplisce all'assenza del sacramento attraverso modi che lui sa. Fermo restando che ci devono essere però degli impedimenti soggettivi o oggettivi che rendano la persona impossibilitata ad accedere ai sacramenti, non dipendenti dalla sua cattiva volontà. Perché se dipende dalla sua cattiva volontà non c'è nessuna supplenza, ci sono soltanto grazie perdute. Spero di essere stato chiaro anche su questo. Ora, la prossima volta riprenderemo proprio da qui. I sacramenti, battesimo, comunione, eucaristia, cresima, penitenza, unzione, ordine e matrimonio. Come facciamo a viverli al top? Perché qui è tutto il top. La divina volontà è la santità delle santità, come vedremo. Come si vivono al top? Cominceremo a vederlo, se Dio vuole, la prossima volta. Dio vi benedica e la Madonna vi protegga. Santo fine settimana che ha seguito la diretta. Ci sentiamo presto. Alla prossima.